Cari amici, cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni, titolo del video, Rizzoli e Serafino Massoni. Dio, Dio, che rapporto che è meraviglioso, meraviglioso che è quello tra la Rizzoli e Serafino Massoni. Viene da tanto lontano questo rapporto. Io non vi voglio citare i video nei quali parlo di Rizzoli, Rizzoli Media Group. E vi dico soltanto che i video più recenti sono intitolati, e ve li metterò tutti tutti nel riassunto di questo video, sono intitolati Se io fossi Alain Elkann. Poi ce n'è un altro intitolato Rizzoli, ci sono anch'io. E poi ce n'è un altro intitolato John Elkann e la Rizzoli, Dio, Dio. Beh, vedete cari amici, Rizzoli Media Group è uno dei più potenti gruppi editoriali italiani e fronteggia il gruppo editoriale Mondadori del Cavaliere, fronteggia la stessa casa editrice Feltrinelli, molto potente anche la Feltrinelli, ma io nel mio piccolo ritengo che il gruppo editoriale number one italiano sia Rizzoli Media Group. Rizzoli Media Group, cari amici, è pubblica e quotidiano Corriere della Sera, poi pubblica pure un grande quotidiano sportivo, non so come si intitoli, non so se il Corriere dello Sport o la Gazzetta dello Sport. Poi pubblica Il Sole 24 Ore, voi capite che pubblica delle corazzate oltre a pubblicare i libri, capito? Allora, e che cosa ha di caratteristica e Rizzoli Media Group? E la caratteristica di Media Group, appunto, è di pubblicare oltre ai libri e di pubblicare il Corriere della Sera. E il Corriere della Sera è il quotidiano tipico della borghesia italiana, non è nettamente schierato. Per esempio, il giornale di Mediaset Berlusconi è schierato. Anche la Repubblica di Carlo De Benedetti è schierata. E invece il Corriere della Sera dà un colpo alla botte e un colpo al cerchio. E lo dico senza offesa, il Corriere della Sera è furbo, si comporta come Ponzio Pilato, non si mette né dalla parte di sinistra né dalla parte di destra, così accontenta tutti o scontenta tutti, è lo stesso. Se voi leggete il Corriere della Sera, leggete un articolo a favore della destra poi, e nello stesso giorno un articolo contro la destra, un altro a favore della destra. Ecco, diciamo un po' che avete una visione equilibrata di come vanno le cose a questo mondo. E allora, che è successo? Che già vi avevo informato, cari amici, no, nei tre video, che è successo? Che a un certo punto io mi sono deciso. E siccome sono un parvenu, un outsider, ho fatto tanta fatica a raggiungere certi cataloghi, che tanta fatica ho fatto, cari amici. Allora mi sono detto, e come facciamo a superare questo impasse? Cioè il fatto che io sono un parvenu, un outsider, ho dovuto fare lunghissime anticamere, ho dovuto fare tante anticamere per pubblicare queste opere, ho dovuto sfoderare tanta pazienza, cari amici, però sono state pubblicate. Ho detto, io faccio presto, divento azionista della Rizzoli. E tutta la vicenda, una simpaticissima vicenda, ve l'ho raccontata nel video intitolato Rizzoli, ora ci sono anch'io. Allora, cari amici, e adesso io faccio parte del bel mondo, il bel mondo del bel mondo. Sono alla pari un po' con John Elkann, perché è un grande azionista John Elkann della Rizzoli. Sono alla pari di Diego Della Valle, altro grande azionista della Rizzoli. Sono alla pari con Urbano Cairo, il potentissimo Urbano Cairo, altro azionista della Rizzoli. Io mi immagino quando andrò a Milano e parteciperò all'assemblea degli azionisti che andò a stringere la mano a questa gente tanto affermata, va bene cari amici, e poi vi terrò informato di come vanno le cose, va bene, e di quello che io dirò nelle varie assemblee degli azionisti. Mi raccomando però non perdetevi i video intitolati
se io fossi Alain Elkann, Elkann vuol dire agnelli, Elkann vuol dire, se io fossi Alain Elkann, poi Rizzoli, ora ci sono anch'io, e poi John Elkann e la Rizzoli. Grazie cari amici se mi avete auscultato, e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.